Buonasera a tutti che ci seguite. Oggi 19 luglio 2022 in compagnia di Paola Sbardellati, che conoscete ormai, è una nostra colonna di Liberi TV, dell'informazione, diciamo, della divulgazione scientifica e culturale di Liberi TV. Grazie Paola di essere qui con noi, lo ricordiamo, psicoterapeuta presso l'ospedale San Pietro Fate Benefratelli di Roma. Noi in piena estate, con circa 40 gradi, di che cosa parliamo questa sera? Di questa sera parliamo di malattia psichiatrica. Diciamo che forse anche il caldo ci ha ispirato questo tema, però ne volevamo parlare già da un po' di tempo con Paola. Perché? Perché abbiamo sfiorato un argomento importante, appunto più di una volta nelle nostre trasmissioni, che era la legge Basaglia, cioè la figura di Franco Basaglia. Qualche tempo fa abbiamo fatto una trasmissione intorno al quello che era l'anniversario di questa legge. Sostanzialmente il prossimo anniversario sarà appunto maggio nel 2022, saranno 44 anni che c'è questa legge. Ma perché ne parliamo? Ovviamente Paola è una terapeuta, quindi in materia di disagio psichico, come sappiamo, è in trincea quotidianamente, in una trincea ospedaliera, quindi quanto di più formativo e anche socialmente utile. Questa persona di cui parliamo, Franco Basaglia, è stato praticamente l'iniziatore del concetto in Italia, del concetto moderno di cura psichiatrica. Prima di lui sostanzialmente c'era in Italia il Medioevo. È stato, grazie a lui, inventato realmente il concetto di terapia, di cura e la considerazione del malato psichiatrico come una persona. Io non vorrei dilungarmi più di tanto, vorrei soltanto, perché vorrei lasciare la parola a Paola ovviamente, contestualizzare, perché il contesto ha sempre un'importanza nelle persone e quindi anche in ciò che fanno. Franco Basaglia, nato nel 1924, poi è morto nel 1980, nato a Venezia e morto a Venezia, si forma appunto nel periodo più importante della sua vita, gli studi superiori, in Veneto. Oltre a essere appassionato ovviamente di questa materia, che è appunto questa parte della medicina, si interessa anche di filosofia, di una serie di cose, e è un periodo particolare quello in cui lui si forma, è quello della fine della guerra, abbraccia la causa antifascista e in Veneto, tra le altre cose, viene anche arrestato, perché insomma lui è vicino a Salò, dagli esponenti della Repubblica di Salò, insomma si farà un po' di mesi di prigione. Penso che questo sia importante anche per contestualizzare un pochino l'ambiente, che è un ambiente molto complicato in quell'epoca, un'epoca di transizione. Probabilmente anche la legge Basaglia, che poi sarà appunto del 1978, un po' c'è anche nella promulgazione di questa legge, appunto da lui ispirata, c'è anche un po' di questa esperienza di vita. Io do la parola a Paola, perché opera, ricordiamo, nell'ospedale San Pietro Fate Benefratelli, che ci saprà meglio dire ovviamente con terminologie più appropriate. A te Paola. Allora, innanzitutto di nuovo grazie della presentazione, grazie anche di avermi ospitata, perché comunque per me è sempre un piacere, perché poi sono dei confronti quelli che andiamo a fare, e attraverso il confronto secondo me nasce sempre poi un'idea, una riflessione, una maggiore consapevolezza, e di conseguenza vogliamo anche essere un po' di ispirazione alle persone, no? In questo senso. Non è che abbiamo pensato un tema scabroso, brutto, nefasto, ma attuale. L'abbiamo pensato perché si parla di disagio psicologico, se ne parla sempre di più in questo periodo, se ne parla ormai da 3 anni in maniera sempre più approfondita per tutto quello che è accaduto, e in virtù anche che c'è stato, come stavi dicendo, appunto questo anniversario, abbiamo appunto pensato di andare a rivedere un po', no, questo discorso del disagio, capirlo anche insieme, perché tu giustamente stavi parlando di come venivano trattati i disagi, le malattie psichiatriche, e per malattie psichiatriche oggi abbiamo un'idea ben precisa. All'epoca spesso veniva considerato psichiatrico anche colui che poteva avere semplicemente un tratto caratteriale
un po' più spiccato rispetto alla normalità, quindi colui che poteva essere un po' più eccentrico, avere dei comportamenti eccentrici oppure attraversare semplicemente un momento di depressione e per depressione in maniera sintetica, diciamo, uno stato in cui la persona in maniera piuttosto pesante, avverte una tristezza, una mancanza di voglia nel fare le cose, quindi c'è un incupimento, un'assenza di energie. Questo veniva considerato strano e pertanto trattabile in un discorso ovviamente di manicomio, no? Perché all'epoca esistevano i manicomi, erano questi luoghi dove le persone venivano mandate, si diceva per curarle, in realtà c'erano una serie di misure restrittive, di certo non riabilitative, che portavano poi le stesse persone non di certo a recuperare, ma diciamo quasi a peggiorare il loro stato di salute mentale. Personalmente vivo anche a Montemario, lavoro a Montemario, ho il mio studio a Montemario, proprio a due passi dal Santa Maria della Pietà, che è il luogo famoso in questo senso per dare proprio appunto un attimo anche una collocazione, no, a tutto quello che può sta, che possiamo, che stiamo dicendo, e il Santa Maria della Pietà è un luogo storico, oggi ovviamente ristrutturato, adibito ad altro, c'è anche un museo di quello che può essere anche la storia della patologia mentale, di come venivano trattate queste persone che purtroppo sono state rinchiuse lì dentro. E io ho memoria di quello che effettivamente erano i famosi, qui li chiamavano un po' i mattarelli, ero molto piccola e li vedevo girare per strada. Io sono del 73, qua parliamo del 78 della legge, quindi avevo 5 anni e vedevo ancora questi mattarelli, come li chiamavano, che vagavano per le strade del quartiere. Ormai erano facce note, ma erano delle persone completamente devastate, devastate da quelle che effettivamente poi ho compreso solo dopo essere stati i trattamenti dall'elettroshock. Perché dico questo? Perché vedevo le ferite che avevano sul volto all'altezza delle tempie, vedevo lo sguardo assente, vedevo anche la ripetitività dei loro movimenti. Ce n'era magari uno più carino, uno un pochino più aggressivo, comunque erano sempre gli stessi che per un lungo periodo sono stati nel quartiere. Poi ad un certo punto sono anch'essi spariti, verosimilmente portati in altri luoghi ovviamente di gestione, poi saranno anche loro venuti meno, però c'è una memoria proprio storica rispetto a quello che ha significato la patologia mentale. E io mi chiedevo sempre che cosa fosse accaduto a queste persone, e i miei in parte raccontavano, in parte no, e poi avevo un nonno paterno, che lui ha lavorato per tanto tempo lì, ovviamente perché era un infermiere, poi è diventato caposala dentro il Santa Maria della Pietà. Quindi ero piccola, ma sapevo quello che era il suo mestiere, ne ero affascinata. Forse da lì mi sono anche un po' incuriosita, al di là degli studi che poi ho fatto, a quello che potesse essere un discorso della persona, del malessere della persona, no? La cura della sofferenza, degli affetti, perché poi io la vedo così. Certo, con il passare degli anni si sono approfonditi gli studi, si è approfondita la conoscenza, quindi sono state fatte delle classificazioni, si è strutturato un vero e proprio manuale diagnostico di quelle che sono le patologie, e c'è stata anche però una discriminazione, no? Andiamo a vedere una cosa rispetto ad un'altra, mentre prima veniva tutto quanto considerato strano e buttato dentro questo luogo, dove le persone però di certo non si sanavano, ma peggioravano e Diciamo finivano. che quelle che oggi noi chiamiamo terapie all'epoca erano l'elettroshock, le lobotomie, le docce gelate, i camici di forza, i letti di contenzione, tutte queste cose qui, queste cose amene, Sì. e le Profonde. persone le hanno subite anche per decine di anni. E Sì, c'era. probabilmente le persone che tu vedevi che passeggiavano ed erano praticamente la coda di questo orrore, la fine in qualche modo storica di questo tipo di approccio alla cura mentale, tra virgolette, alla cura psichiatrica, poi sono state
o si è tentato di prenderle, tra virgolette, in carico con i nuovi principi che stavano sorgendo, cioè quelli della cura, del recupero, della riabilitazione, del rispetto della persona e così via. Solo che non so poi alla fine, dopo tanti anni di quel tipo di trattamento, quanto poi possano essere stati recuperati. No, a mio avviso, almeno avendo presente le persone che incontravo per strada, di riabilitazione secondo me non ce n'era neanche la possibilità di effettuarla. Erano persone ridotte a un vegetale, ridotte veramente quasi a uno stato di, non so, di prostrazione nei confronti della vita, di vita, della sofferenza. Non c'era una lucidità, c'era un loro essere in un loro mondo, si vedeva questo, e molti parlavano tra di loro, cioè parlavano tra se stessi, buttati per strada, c'era una ripetitività delle azioni, per cui ho visto per tanto tempo le stesse persone fare le stesse cose per strada, e non credo che ci fosse alcun margine oggi, consapevole di quello che significa provare a fare un minimo di riabilitazione. Quindi credo che ci sia stato semplicemente un discorso di contenimento di queste persone, di restringerle, di chiuderle, di far sì che non stessero nella società perché elementi di disturbo. Del resto, se pensiamo un attimo anche al discorso del disagio mentale, no? La salute mentale ecco, viene considerata proprio dall'Organizzazione Mondiale della Salute, in maniera proprio, se vogliamo dire, dandone una definizione, quello stato di benessere che permette alla persona di essere produttiva, quindi di soddisfare i suoi bisogni nel contesto in cui è inserito, e quindi gestendo anche lo stress e favorendo anche quello che può essere la produttività nella comunità in cui è inserito. Se vengono meno il benessere, la gestione dello stress, l'essere produttivo nella società in cui è inserito, quindi quasi diventa una persona ostacolante questo, eccolo là che si parla di disagio mentale. All'epoca tutto ciò veniva considerato patologico e veniva considerato un elemento di disturbo. Tu hai lo stress, tu sei depresso, non lo sai gestire, non sei produttivo per un periodo più o meno lungo, vieni considerato strano, malato, matto, manicomio. Questo era il passaggio immediato. E lì i trattamenti farmacologici non erano trattamenti come quelli che possiamo fornire oggi alle persone che hanno una depressione, erano trattamenti che tendevano a stordire, a non far pensare, per lo più le persone erano buttate su un letto, ripetevano sempre gli stessi movimenti. Mi ricordo anche, questa è un'altra memoria, che ero piccola, avrò avuto forse 7 anni, e spesso capitava che andavamo a fare delle passeggiate anche nel parco del Santa Maria della Pietà accompagnati dai nostri genitori, e mi ricordo questa bella fontana che ancora c'è, dove c'erano i pesciolini, quindi era ancora attiva, e intorno noi stavamo vedendo semplicemente il contenuto, e intorno a un certo punto si sono messe delle persone che erano questi mattarelli, come li chiamavano, e subito i nostri genitori sono venuti lì per portarci via perché temevano che potessero accadere cose, magari tipo, non so, aggressioni o chissà che cosa, ma persone che rimanevano a vagare, rimanevano lì e si fissavano, questo volevo dire, cioè era una, veramente una sorta di autismo, no? Poi quello che mettevano loro in pratica. E quindi non credo proprio che si possa parlare di una forma di riabilitazione, ecco, per lo stato in questo, cui... Questa cosa che descrivi oggi, per fortuna la possiamo vedere soltanto riprodotta in alcuni film che magari hanno raccontano quel tipo di storia medica, tra virgolette, ma sono dei comportamenti che si possono vedere anche negli animali che sono in gabbia, negli giardini zoologici. Sì. Che fanno su e giù, vanno avanti e indietro, fanno sempre lo stesso tipo di movimento. È una emblematica, insomma, chiaramente di una situazione di disagio, è quasi un eufemismo chiamarla così. Quello che volevo aggiungere era che questa legge, la legge 180 del 78, chiamata legge Basaglia, appunto, che inserisce nell'ordinamento, ma proprio nella storia di questo paese,
il concetto di lo equipara il malato psichiatrico, chi ha un disagio psichiatrico, a qualsiasi altro malato che deve essere curato, riabilitato, bisogna prendersene cura. Venne poi seguita da un'altra importantissima legge, che io ritengo importantissima, che fu quella istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, che sempre nel 78, la quale tra le altre cose era la 833 del 78, la quale in gran parte ha recepito la legge Basaglia. Entrambe, ovviamente la legge Basaglia prima, tanto per far capire qual era l'attenzione del legislatore che in quel momento finalmente ha avuto questa illuminazione, aveva come primo, infatti i primi articoli sono a questo dedicati, interesse quello di regolare, limitare, circoscrivere il più possibile il trattamento sanitario obbligatorio, cioè la messa praticamente sotto cure e che tipo di cure obbligatorie, cioè contro la volontà. Della Anche contro la volontà dei pazienti, cosa che prima era volontarietà delle cure nel paziente psichiatrico, era una cosa assolutamente trascurata e dir poco, insomma. sì, è vero. E a proposito di quello che stai dicendo, il fatto di riuscire in qualche modo sempre di più a veramente a curare le persone, perché poi il discorso è cercare di capire da dove nasce la sofferenza, cercare di capire se può essere stabilizzata e non semplicemente cronicizzata o addirittura sedata, no? Perché poi spesso c'era questo tipo di manovra che veniva fatta. Oggigiorno invece c'è una ampia, come dire, attenzione su questo discorso, perché le persone stanno male per tantissimi motivi, non ci dilunghiamo oltremodo su quello che sta avvenendo da 3 anni a questa parte e in tutte le forme possibili, che ovviamente noi neanche avremmo mai immaginato, ne parlavamo. E poi sono anche peggiorate, volendo, no? Le prime ipotesi che sono state fatte. E sicuramente il disagio psicologico, la malattia psichiatrica è sempre esistita e sarebbe assurdo oggigiorno non considerarlo un discorso al pari delle altre malattie. Tant'è vero che anche in virtù di quello che sta avvenendo da un po' di tempo a questa parte, chiaramente si cerca di valorizzare la figura dello psicologo, dello psicoterapeuta. Ecco, aspetta, aspetta, che ci volevo arrivare, se no mi bruci tutto il percorso che già si regge a malapena. No, volevo dire che questi principi che sono stati introdotti poi sono stati la base per tutta una serie di cose annesse e connesse alla psichiatria, che anche la cura, diciamo, in qualche modo nelle varie forme del disagio psichico, che non arriva, diciamo, all'estremo della cura, della necessità della cura psichiatrica. E in questo ovviamente rientra anche la tua professione, che è quella di psicoterapeuta, ma rientra anche un'altra cosa che prima, per mancanza di sensibilità, io so dire, ma insomma in realtà proprio per permanenza in un medioevo non si prendeva in considerazione, che è per esempio la tensione verso i minori, verso l'infanzia, cioè il poter, diciamo, affrontare il disagio psichico nel momento in cui si forma anche un'età giovanile, per poter poi ovviamente cercare di curarlo, e quindi tutto il discorso, che non necessariamente terapeutico, ma di vicinanza, di affiancamento, il sostegno, lo psicologo, diciamo, nelle scuole, tutte queste cose sono delle sensibilità che vengono grazie a questi principi, questo principio, quest'uomo che ha introdotto questi principi assolutamente ignoti. La personalizzazione della cura, probabilmente questa è una cosa su cui ancora bisognerebbe lavorare nel Servizio Sanitario Nazionale. Si parla di umanizzazione delle cure, no? Ormai a me è un tema molto noto perché in ospedale da noi è una battaglia, è veramente un ricordarcelo continuamente questo principio, perché non si può prescindere dal fatto che noi abbiamo a che fare con una persona, non possiamo vedere semplicemente l'utente come una sorta di cavia, perché veramente sarebbe poi tornare al discorso dei manicomi, no? Dobbiamo considerare quello che è l'essere in tutte le sue sfaccettature, quindi quello che può essere la sua sofferenza, da dove nasce, come si è strutturata, come mai si è cronicizzata,
e lì poi andare a personalizzare l'approccio terapeutico, sia da un punto di vista farmacologico che chiaramente, in questo caso, psicoterapeutico. Quindi andare proprio sulla singola persona. E questo è un lavoro più faticoso, molto più faticoso, no? È quello che poi fa la differenza da un medico a un altro, da un psicoterapeuta a un altro, perché potrei prescindere da chi ho davanti, potrei prendere, entrare in base a quello che è una diagnosi e procedere secondo quello che è il trattamento da protocollo stabilito dal sistema sanitario. In realtà, quello che anche da noi si fa, in ospedale da noi si fa, è proprio cercare di. Non lo fanno tutte le persone, ma si cerca di farlo, almeno le persone con le quali io collaboro, sono tutte protese a questo, no? Si cerca di vedere la storia della singola persona e di prestarle attenzione, perché poi il paziente, il malato, ha bisogno di sentirsi accolto, accudito, seguito e non semplicemente essere considerato un numero, perché poi il più delle volte già il paziente arriva che è annichilito, è spaventato, non sa quella che è la sentenza, non sa quello che gli spetta e di conseguenza non è avere nemmeno la capacità di poter parlare con il medico perché c'è questo stato di paura in cui versa proprio il paziente, come se veramente mettesse i panni diversi, un ruolo diverso, acquisisse un ruolo diverso quando sta di fronte a un medico. E se anche il medico in questo caso non è empatico e non riesce a cogliere gli aspetti ovviamente della persona che ha lì davanti, chiaramente diventa tutto molto sterile. Quindi anche se abbiamo fatto tantissimi progressi dal discorso originario da cui siamo partiti, dei manicomi, il modo in cui venivano trattati, alla fine non è che è dissimile poi il trattamento che riserviamo loro, no? Ho capito. Senti, però volevo chiederti una cosa. Il passaggio dalla struttura manicomiale, dove tra le altre cose finivano gli oppositori politici, gli omosessuali, chi aveva magari delle malattie, diciamo, fisiologiche, quindi magari con un dolore insopportabile, urlava nei piccoli paesi, ci voleva poco a passare per matto, non riusciva magari a. Cioè, non riusciva veramente a vivere senza esprimere un forte disagio per il dolore che soffriva, non so, tumori, qualsiasi altra cosa. Una volta era tutto molto più complicato, sia nella terapia, sia nella diagnosi di certe malattie che anche oggi ci sono. E non parliamo poi anche dei bambini che avevano disagi, venivano riconosciuti e si portava avanti questo stigma di matti fin da piccoli. La struttura manicomiale come si è trasformata? Oggi chi ha veramente dei problemi da un punto di vista psichiatrico? Quali sono, come si chiamano le strutture? So che più o meno si è passati in una, diciamo, si è data importanza alla comunità, o una sorta di comunità che può recuperare. Sì, allora ci sono allora, innanzitutto varie forme, no, assistenziali, bisogna anche dire questo nel pubblico e nel privato perché poi c'è sempre questo tipo di differenziazione. Innanzitutto, se parliamo di quello che il nostro sistema sanitario mette a disposizione, ci sono delle strutture anche a lungo degenza, delle strutture riabilitative e si afferisce in base a quello che può essere una diagnosi, quello che può essere una prescrizione che viene fatta dal medico, in questo caso specialista, o anche di base che può indicare quella che è una sofferenza, poi si attiva il percorso con lo specialista e si individua ovviamente quella che può essere la struttura a cui lui afferisce nell'ASL di appartenenza. E in queste strutture ci sono chiaramente una serie di approcci terapeutici, perché parliamo sia della parte farmacologica, sia della parte, se vogliamo, proprio della salute fisica, perché ci possono essere anche momenti di riabilitazione, quindi o dal fisioterapista, anziché la palestra, anziché ovviamente dei trattamenti specifici per la persona. E poi c'è la parte psichiatrica o psicoterapeutica, dico o perché o ci si limita semplicemente a fare un monitoraggio della sintomatologia con l'approccio farmacologico, e spesso lo psichiatra è anche specializzato in psicoterapia e quindi entra anche in quello che è il vissuto del paziente, valutando con dei test diagnostici, per esempio, come lui sta, oppure affianca quello che può essere un percorso psicoterapeutico individuale o gruppale. Parliamo delle comunità, no? Ci sono anche le famose comunità in cui una persona può afferire, spesso.
la persona che va in una comunità trova però un'eterogeneità, quindi non persone che magari hanno lo stesso disturbo, e questo può essere un valore aggiunto terapeuticamente parlando. Parliamo del gruppo, un gruppo terapeutico eterogeneo può essere molto, molto, molto valorizzante, stimolante il singolo individuo e quindi è una risorsa in sé per sé. Oppure ci sono quelle private dove effettivamente può essere, ecco, migliore nella qualità del servizio che viene offerto all'utente. Questo lascia un po' l'amaro in bocca perché fa un po' pensare a quello che stavamo dicendo fino adesso, ovvero che per quanto si sappia che il disagio mentale è sempre esistito, è stato però un po' maltrattato nella guarigione, nella cura, nella creare quello che è un percorso assistenziale adeguato e fruibile a tutti. Per cui di solito le persone che possono permetterselo vanno anche effettivamente in una struttura meglio organizzata rispetto a quelle che possono essere pubbliche. Poi la variazione ulteriore a seconda della zona di appartenenza, perché c'è da dire anche un'ASL che funziona meglio rispetto ad un'altra, però queste sono le strutture a cui posso. Diciamo che ci stanno magari dei livelli organizzativi che possono essere orizzontali, cioè nel senso che si va un po' a fortuna, però Un po' fortuna. poi diverso è un livello, diciamo, di classe. Sì, e poi l'altra cosa immediata che mi viene in mente che può accadere è che ci sono anche dei ricoveri in alcune strutture, per esempio il San Filippo Neri, cioè l'SPDC, quindi la parte dedicata proprio alla pa patologia psichiatrica, dove si fa il ricovero, si va a fare la valutazione diagnostica effettivamente, e poi si approccia con la terapia farmacologica. Chiaramente tutto ciò ha una durata una settimana più o meno, 10 giorni, dopodiché il paziente viene dimesso e l'iter dovrebbe essere che lui proceda con dei colloqui, ovviamente o privatamente o sempre nel pubblico, e lì spesso però può accadere che il paziente si perda oppure effettivamente continui il suo approccio. Adesso ho menzionato il San Filippo Neri perché ce l'ho sempre in zona, ma può essere il Gemelli l'altra struttura, perché effettivamente noi abbiamo negli ospedali anche dei reparti dedicati a questo. Quindi il primo approccio, anche tu prima hai Sì, menzionato. insomma, questo qua è una delle differenze, no? Cioè ospedali con dei settori dedicati alla cura psichiatrica anziché i manicomi, cioè dei lazzaretti dove si buttava la gente. A me può anche capitare, ad esempio, di incappare, perché è facile incappare in un discorso psichiatrico, no? Viene da me un paziente, faccio una diagnosi, capisco che io non posso essere d'aiuto alla persona e ho cura di fare un invio, e quindi spesso fornisco la duplice opzione che può essere sia il pubblico che il privato affinché lui sia seguito. Poi chiaramente la parte farmacologica consente una stabilizzazione, no, della sintomatologia, e questo può anche consentire, non dico una psicoterapia dove si andrebbe a lavorare nel cambiamento, ma un supporto psicologico la può ovviamente favorire il farmaco, e lì c'è effettivamente una riabilitazione, a differenza di quello che accadeva al tempo ovviamente dei manicomi. E questo è un po' il frutto di quello che è accaduto nel corso degli anni, cioè dalla strutturazione della psicoanalisi, che era alla fine del 1800, quindi diciamo 1896, insieme grazie a Freud, no, che è stata creata. Da lì in poi la formazione della psicoterapia, perché la psicoterapia è l'evoluzione della psicoanalisi, che sono gli strumenti attraverso i quali sia lo psichiatra che lo psicoterapeuta intervengono sui disturbi psicologici della persona, con varie modalità e chiaramente con le varie formazioni, perché oggigiorno ce ne sono molteplici. Sì, diciamo, ci sono tanti modi per aiutare, insomma, per affrontare il disagio psichico, tanti operatori che si rifanno a tante scuole. E quindi, insomma, c'è come una sorta un po' di concorrenza che Sì, in qualche modo è anche salutare, presumo.
Sì, è salutare perché poi se è una sana concorrenza è stimolante, no? E quindi questo non può essere che produttivo. Se invece è semplicemente volta a ottenere, ad avere il potere della situazione specifica, cioè m'accaparro il paziente, m'accaparro quello che può essere un posto ben visto, beh, no, lì poi diventa un dominio sterile. Un piccolo passettino indietro perché prima hai nominato anche i ragazzi, no? Il disagio giovanile, gli adolescenti. Allora, Certo. siccome questo è un tema oggi molto, 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 molto importante perché i ragazzi sono quelli che stanno risentendo soprattutto del discorso pandemia, delle restrizioni, dei cambiamenti che ormai sono avvenuti da quando è entrato nella nostra società il Covid. Ma il disagio esisteva anche a suo tempo e spesso l'adolescenza, Gianni, veniva considerata come patologia. C'è un film, Il grande Copomero, che io Sì. addirittura vi, ho Molto visto, bello. sì, ho visto, se non erro, o era al quarto ginnasio o alle Incentrato all'Istituto di Neuropsichiatria Infantile di Via dei Sabelli di Roma. medie, dove questa ragazza che poi effettivamente viene mandata a contatto con questi altri adolescenti ragazzi, veniva trattata come una matta sostanzialmente, e i trattamenti erano simili a quelli che noi stiamo menzionando, avevano a che fare con il discorso del manicomio, pensato però sui ragazzi. E tutto il film fa riflettere su quello che effettivamente significa invece non riuscire a comprendere chi si ha davanti, no? Perché? Perché è più dispendioso, le persone spesso neanche hanno voglia di andare a vedere chi abbiamo davanti, chi c'è davanti. E quindi l'etichettamento, lo stigma di cui parlavi te, e l'adolescenza che viene definita spesso da tanti genitori come una Sì. sorta di pazzia per cui loro stessi Sì, impazziscono, sì. in realtà è proprio un cambiamento, fasi transitorie che per eccellenza, per definizione, sono mal tollerate da chi le vive e da chi le subisce e quindi chi ovviamente è a contatto. E l'adolescenza veniva spesso considerata patologia. E quindi immaginiamo. L'adolescenza, ma anche l'infanzia, cioè i bambini erano degli adulti malati di minori età. Sì. E quindi c'era tutta una corsa a vestirli da grandi o in qualche modo, cioè la specificità di quell'età non veniva considerata. Doveva essere una cosa che ecco, passa un po' come sta una malattia e poi diventi grande. Il Grande Cocomero è un grande film con un grande Sergio Castellitto parecchi anni fa e incentrato in questo centro di neuropsichiatria infantile di Via dei Sabelli di Roma che ha curato generazioni di persone, io anche ho avuto, diciamo, in qualche modo c'è cioè questo il contesto che torna e la biografia che frequentazioni piuttosto prolungate di questo luogo, ne ho un ottimo ricordo e come anche dal punto di vista biografico mi ricordo che da bambino avendo avuto i problemi quelli che oggi sarebbero appunto di maltrattamenti, ma all'epoca era una cosa normale con delle maestre e così via, non esisteva nessuno che ascoltasse un bambino che diceva di essere picchiato dalla maestra o dalla suora di turno, perché per esempio, come succedeva a me, scriveva con la sinistra. Non c'era nessun adulto disposto a prendere, in considerazione una... Diceva, vabbè, ma che... I grandi hanno sempre ragione, in primis. Poi se hanno addosso magari un uniforme, una divisa ecclesiastica e tanto più. E poi lo strano sei tu che stai, si scrive con la sinistra, si scrive con la sinistra, si scrive con la destra. E quindi è tutto quanto, sono tutte consapevolezze e sensibilità che sono venute, io penso, dagli anni 70 in poi. Sì, è vero, è vero. E a me rimase impresso quel film. Veramente non ricordo se l'ho visto alle medie o comunque il quarto ginnasio. Per dire che comunque ero piccola, no? Stavo in una fase di formazione e mi fece riflettere molto, no? Io ho sempre avuto una curiosità per le sofferenze, le persone, la comprensione. Sono arrivata forse anche ad eccedere in questo, nel senso che prima di diventare una psicoterapeuta, nella mia vita comunque mi sono spesso focalizzata sugli altri per il bene degli altri, scordandomi di me per poi riequilibrare un po' il tutto. Però noto che questo è quello che spesso accade, cioè in quel film viene rappresentato effettivamente
pezzo di storia, quello che spesso anche oggigiorno accade, perché tu parlavi della tua esperienza, ma tante volte io sento oggi situazioni analoghe. Ne sono venuta a contatto perché lavorando in un ospedale spesso lì arrivano, no, dei ragazzi che hanno delle problematiche, vengono ricoverati perché hanno magari un malessere, non si arriva a vedere nulla a livello organico e poi invece andando a chiedere la consulenza dello psicoterapeuta, in questo caso la sottoscritta, arriva a comprendere la sofferenza che ha il ragazzo, ma una sofferenza negli affetti, e se si cura quello, se si contiene quello, ma in modo costruttivo, il ragazzo si placa, parla, è intelligente, e nello specifico adesso pensavo proprio a un bambino che ho conosciuto che aveva 9 anni, oggi sta facendo l'università ed è un ragazzo normalissimo, intelligentissimo e che ha ultimato i suoi studi quando si pensava che nemmeno riuscisse a finire quelli ovviamente che stava facendo, e io sono andata oltre quello che poteva essere una diagnosi, uno stigma che era stato dato, no? A sta personcina piccolina, e invece oggi lo vedo un bel ragazzo e effettivamente dico lo vedo perché ogni tanto lo sento, ogni tanto si viene a fare una chiacchierata e mi ragguaglia su quello che sta accadendo nella sua vita, ma normale, cioè magari amorosa. Oppure universitaria con ottimi voti e tutti lo davano un po' per spacciato, no? E questo perché spesso le persone, anche parlo di professionisti, non sono così attenti a chi hanno Ma davanti. spesso capita, i primi a non credere diciamo a un qualcosa di positivo all'interno di persone che dimostrano di avere qualche problema, sono proprio i familiari, i Sì. genitori. Sì, in questo caso io ho avuto un'ottima alleata che era la mamma, e la mamma ha voluto credere fermamente a quello che lei probabilmente vedeva nel figlio e mi ha ascoltata, non si è fermata di fronte a quello che dicevano i medici, lei stessa si è messa in gioco e c'è stata una soluzione, una risoluzione perfetta, cioè proprio nella diade, perché poi insomma, questo ragazzo non aveva il padre lì in famiglia, quindi separati, i genitori, per cui effettivamente è stata una combinazione, no, di eventi buoni, in questo caso buoni, ma si può però sempre affidarci alla fortuna? Io ne vedo una bella fetta di utenti, di persone, no? Però è una fetta. Sì, c'è molto, diciamo, tra virgolette, sommerso, cioè non considerato, non preso in carico, tra virgolette, che No. poi sta lì e sedimenta, se non appunto peggiora. Quindi, sì, insomma. Però vorrei, visto che siamo arrivati ormai alla chiusura, diciamo, sottolineare la positività di questo tuo ricordo. Che spontaneamente è uscito fuori. Oggi abbiamo fatto molto, diciamo, autobiografia. Però, Sì. insomma, sembra una cosa abbastanza contestualizzata con quello di cui stavamo parlando. E per dire appunto, chiudere così con questo messaggio positivo di cura, di fiducia, perché poi sono queste persone riconoscono nel tempo che c'è qualcuno che letteralmente le ha salvate perché ha creduto in un progresso, in un miglioramento, in energie su cui magari neanche loro facevano affidamento. Esatto. Quindi il fatto di non fermarsi, no, mai all'apparenza, ma cercare anche quello che può essere una comprensione del malessere, perché il malessere va compreso, non è mai casuale, c'è un'origine. Se in qualche modo la andiamo un attimo ad osservare, la persona, non dico se ha una patologia, viene proprio sanata, ma un equilibrio lo può trovare. E quindi, ritornando alla famosa originaria che ho detto definizione, no, del benessere, la salute mentale, anche nel piccolo l'individuo può ritrovare il suo benessere, trovare la sua produttività e quindi la sua soddisfazione nel individuare quali sono i bisogni, nel realizzarli, gestendo il suo stress e non dando fastidio a nessuno, perché poi questo è, e questo oggigiorno si può ottenere. Certo. Basta prestare attenzione, dico basta anche se è un termine, insomma, è un eufemismo in realtà,
ci si deve molto prodigare, no? Sugli altri, però le persone che come me, professionisti altrettanto seri, insomma, esistono, che prestano attenzione, che si dedicano, che non vanno semplicemente a etichettare, ma vanno oltre quello che è l'apparenza, vanno a comprendere, no? Chi hanno davanti. Paola, ti ringrazio. Io penso che questi nostri incontri siano insomma divulgativi, servono su internet per non dare certamente delle parabole di scienza, per carità, ma per far diciamo, avvicinare qualcuno ad argomenti che poi si possano approfondire all'infinito. Però insomma pensare che in un'epoca non remota, ecco, l'Italia, per chiudere appunto come siamo partiti, l'Italia sia passata dal Medioevo per quanto riguarda il disagio psichico, ha un approccio perlomeno moderno per quanto riguarda i principi, pur sempre migliorabile per quanto riguarda l'attivazione, ma insomma con questa legge, grazie a Franco Basaglia, ecco, penso che aver parlato di questo sia stato importante. Sì. Ringrazio ancora Paola Sbardellati, chiudiamo qui, ricordiamolo, psicoterapeuta presso l'ospedale San Pietro Fate Bene Fratelli di Roma. Grazie ancora, buona estate e a ritrovarci. Grazie Gianni, grazie.